La macchina che gradualmente va in accelerazione, buono allenamento e ora si va per lo stacco, la rottura, una breve incertezza via per Nubia De Greppi, mondo dell'est va davanti, all'esterno Ninja Rispio, al largo Pilar delle Badie, in corda Mr. Flying, al largo Milton Dante, lungo lo steccato Marco Egral, insiste Pilar e passa sul mondo. Pilar delle Badie battistrada con 200 ufficiali in 14.08. Sulla retta opposta alle tribune, Pilar in chiara evidenza, poi mondo dell'est, all'esterno risale Ninja Rizza, al largo guadagna anche Ninguno, intanto i 400 in 31, in bocca alla seconda curva con Pilar in vantaggio, poi Ninja che sopravanza mondo, tende a venire un po' in giù, viaggia su una guida, in terza ruota cerca di farsi avanti Ninguno, poi si adegua nella scia di Ninja Rizza, attende tempi migliori, in corda in terza posizione Mr. Flying, terza parità esterna invece per Milton Dante, passaggio di fronte alle tribune con Pilar in vantaggio, poi Mondo e Ninja su Mister e Ninguno, poi Marco e Mondo, Pilgrim Cash e infine Nubia dei Greppi, 800 in 1 e 2 abbondante, penultima curva con Pilar sempre saldo battistrada su Mondo e Mr. Flying, perde qualche battuta a largo Ninja Ritz, si affaccia in terza Ninguno al completamento del primo chilometro sul piede dell'1.19, retta opposta alle tribune con lo scatto di Ninguno a centropista, Pilar che cerca la fuga, a largo si fa avanti anche Milton Dante, mancano 400 al palo, Pilar in vantaggio, Ninguno che lo avvicina, 15.4 alla retta di là, in corda Mondo dell'Est con al largo Milton Dante, cerca di rubare il tempo a tutti Pilar delle Badie, intanto a centropista c'è anche lo scatto di Pilgrim Cash, ingresso alla retta di arrivo, Pilar, Ninguno che lo insegue di dentro Mondo dell'Est, Pilar in vantaggio, Ninguno si riorganizza, ma il palo ormai è vicino e viene a vincere Pilar delle Badie, poi Ninguno, Pilgrim, Mondo e Milton, questo potrebbe essere l'ordine dell'arrivo per il quale aspettiamo conferma dopo aver esaminato ovviamente le immagini a rallentatore. Eccole qua, soprattutto con la telecamera posta in linea con il traguardo, Pilar delle Badie paga un ricchissimo, stratosferico, enorme 46,53. Paolo Bellucci, Andrea Baveresi e i colori della scuderia, la classicissima scuderia e storica scuderia Le Badie. Ninguno contiene di misura Pilgrim Cash per il secondo, il quarto è per Mondo dell'Est. Quindi Pilar delle Badie e Paolo Bellucci vincono il premio Dark Fossol secondo del convegno e training di Andrea Baveresi e, ripeto, i colori storici, ormai veramente storici, della scuderia Le Badie. 1, 17 e 1.